Buonasera, benvenuti, benvenuti al vostro appuntamento con l'informazione di Antenna Sud. Siamo pronti sempre in diretta eh, per aprire anche questo appuntamento serale della domenica. Si è svolto nel capoluogo pugliese il Consiglio nazionale della Federazione italiana Medici di Medicina Generale. Se necessario siamo pronti ad una mobilitazione anche con la serrata dei nostri studi e il nostro servizio di apertura. Ma il governo ha, speso in questi 4 anni, ha investito in questi quattro anni in oltre 20 miliardi di euro nel servizio sanitario nazionale più i 15 miliardi del PNRR di queste risorse non un euro è andato ai professionisti. Medici di famiglia pugliesi in stato di agitazione, l'onda lunga arriva fin nella capitale tanto da non escludere neppure una mobilitazione nazionale e persino la serrata degli studi. Alla burocrazia si somma infatti la carenza del personale, gli strascichi della pandemia e quello che definiscono assoluta assenza di programmazione, con il risultato spiegano che anche i più giovani lasciano gli incarichi dopo pochi mesi. La riduzione dei tempi di dei della burocrazia, il personale che manca, come abbiamo detto che c'è bisogno di lavorare in team con le altre figure professionali, ma quello che vogliamo soprattutto, che i medici chiedono oggi è essere come dire, un investimento sul territorio. Da tempo siamo rimasti da soli sostanzialmente, sul territorio ci sono solo i medici famiglia, i pediatri libera scelta, è come se fosse un reparto fatto solo da medici. E la Puglia come capofila che chiede praticamente di avere un minor carico burocratico, richiede infermieri, chiede personale eh, di, eh, di studio che è necessario a diminuire il carico di lavoro sia assistenziale sia burocratico che ci è caduto subito dopo la pandemia e naturalmente strutturare soprattutto la medicina del territorio, non soltanto col PNR, le case della salute che non hanno personale, quindi sono delle strutture vuote in questo momento. Vigili del fuoco in festa anche a Lecce per la, il tradizionale appuntamento con le dimostrazioni nei vari comuni salentini. Quest'anno la tappa è stata ad Ugento. Oh, ancora eh, Nella ricorrenza della festività di Santa Barbara, i Vigili del Fuoco hanno onorato la patrona svolgendo, come di consueto, un breve saggio professionale. Quest'anno, avvenuto in piazza San Vincenzo d'Ugento, i Caschi Rossi hanno mostrato alla folla che assisteva le abilità delle unità cinofile nella ricerca di persone disperse, lo spegnimento di una bombola di gas in fiamme e l'estrazione di un ferito da un'autovettura a seguito di un incidente stradale. Le celebrazioni si sono concluse con la discesa su corda di due Vigili del Fuoco dalla Torre dell'Orologio. Che in sincronismo con l'ascolto del lino di mameli hanno srotolato la bandiera tricolore per l'intera altezza della torre. Abbiamo organizzato un saggio di diverse attività proposte dai Vigili del Fuoco. In questo caso ci sono le unità cinofile che stanno operando e stiamo mostrando una serie di esercizi di obbedienza ehm, e di superamento di ostacoli. Oltre a questo, altre attività tra cui ehm, lo spegnimento di una bombola incendiata, una simulazione di un incidente stradale, la calata della bandiera... Del tricolore eh, dalla torre de, di questa piazza, di questo splendido comune. E adesso apriamo invece la pagina dedicata alla cronaca e apriamo purtroppo con un incidente perché c'è stato un incidente mortale sulle strade del Gargano. Il bilancio è di due morti e di due feriti. Il fatto è successo eh, lungo la statale 693, nel tratto che collega San Nicandro Garganico a Cagnano Varano. Nell'impatto due persone sono morte sul colpo. Si tratta di un uomo e di una donna rispettivamente di 90 e 82 anni. Sul posto, insieme al 118, i carabinieri, i vigili del fuoco. E secondo quanto appreso, si, è trattato, si sarebbe trattato di un violento frontale tra due autovetture, una Toyota RAV4 ed una Ford Fiesta. Nulla da fare per gli occupanti della fiesta ehm, che sono purtroppo deceduti sul colpo colpo, feriti invece gli occupanti della Toyota che sono stati trasportati dal 118 presso la struttura Casa Sollievo della Sofferenza. Continuiamo ancora con la cronaca perché sembra proprio che sia andata male ai due malviventi che nella serata di sabato sera hanno ehm, tentato eh, di eseguire una rapina eh, in una nota gioielleria eh, del centro di Brindisi e mh, pare proprio che ehm, i due eh, malviventi abbiano avuto un percorso molto breve in quanto uno è stato proprio bloccato dai passanti mentre l'altro è stato fermato durante la notte eh, dalla polizia. Il servizio. il cellulare. Il rapinatore si lamenta. Bloccato a terra da quattro persone. E chiede pietà. Sono peccato. dice. L'altro è già scappato a piedi sotto i portici, facendo lo slalom tra le famiglie che passeggiano davanti alle vetrine, ma verrà catturato nel corso della notte dalla polizia. Sul pavimento restano una pistola, uno scaldacollo usato come passamontagna e un telefono cellulare. Fallisce il colpo nella gioielleria più centrale di Brindisi, Anna Longo, quella che si affaccia su Palazzo di Città. Quando mancavano venti minuti alle otto di sabato sera, due rapinatori hanno tentato la sorte, facendo irruzione armati di pistola a pochi metri dai tavolini, delle note canelli, affollati da decine di avventori che consumavano un aperitivo. Nella gioielleria c'era la titolare. La donna ha cercato di fuggire verso l'esterno, nonostante il tentativo dei due di bloccarla. Sono partiti anche alcuni colpi di pistola, un'arma giocattolo, riproduzione di un revolver. Fuori c'era però il figlio della titolare. Il ragazzo con grande coraggio ha preso una sedia che si trovava davanti all'ingresso e ha colpito uno dei banditi. L'altro è scappato dopo aver preso il registratore di cassa che era vuoto, facendo perdere per qualche ora le tracce. Mentre decine di persone, terrorizzate, Abbandonavano i tavolini e si riversavano per strada. Alcuni ragazzi hanno dato manforte al figlio della titolare, circondando e immobilizzando a terra il rapinatore sanguinante. Pochi minuti dopo, l'uomo, un 37enne Brindisino, è stato preso in consegna dalla polizia e affidato alle cure dei sanitari del 118 giunti con un'ambulanza. Poi, in stato d'arresto per rapina gravata e scortato dagli agenti, il malvivente è stato accompagnato al pronto soccorso dove è stato medicato. Il secondo rapinatore, anch'egli Brindisino di 26 anni, è stato arrestato dalla squadra mobile nel corso della notte. Si era rifugiato nella sua abitazione in una zona impervia delle campagne Leccesi. Entrambi i malviventi sono stati rinchiusi nella casa circondariale di Brindisi. Otto anni fa la stessa gioielleria fu presa di mira da un'altra banda. Anche in quel caso i rapinatori, però, andò male. A reagire fu Vittorio Bianco, il titolare, sempre con una sedia utilizzata come arma di difesa. La rapina fallì e uno dei malviventi fu catturato. Un weekend caratterizzato da maltempo, soprattutto nella Salento, vigili del fuoco costantemente al lavoro per eh, rimuovere alberi caduti su abitazioni, autovetture per strada, cartelloni e segnali stradali divelti. Questi sono stati gli interventi di maggiore entità. Vediamo cosa è successo nella Salento, ce lo riassume Paolo Franza. Una tromba d'aria si è battuta nelle ultime ore in Salento, provocando diversi danni. Il maltempo ha causato e continua a causare danni ingenti, ma fortunatamente non si registrano feriti, ma l'allerta resta alta e si raccomanda prudenza. A Novoli le raffiche di vento hanno divelto la copertura di due strutture, il palazzetto dello sport e una RSA. Ad Ugento distrutte le serre di un'azienda con le nuove colture invernali, fra le campagne di Melissano. Tutte le squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate fra Ugento, L'Equile, San Pietro e Lama. Per la rimozione di alberi caduti su abitazioni, autovetture o sul manto stradale e di cartelloni e segnali stradali di Velti. A Squinzano una forte pioggia ha provocato l'allagamento del sottopasso di Via Leone e quello di Via Casalabate. A Lecce un albero è caduto in Via Costa e un altro pericolante è stato abbattuto in diversi comuni. Sono state chiuse le piazzette, così come anche le ville comunali e i cimiteri. Sulla Lecce San Cataldo sono finiti sull'asfalto i pannelli della pensilina di un distributore di carburanti, danneggiata dal maltempo. Poteva andare peggio invece a Lecce dove è esplosa una bombola di gas durante il rogo, un rogo in casa. L'esplosione è avvenuta nel corso di un incendio in una, eh, divampato in una abitazione. Poco prima della deflagrazione però la bombola pare sia stata portata all'esterno quindi questo ha fatto in modo che ci fossero danni minori. Ma adesso cambiamo argomento, una bella notizia perché è stata conferita la cittadinanza onoraria a Monsignor Vito Angiulli per il bene compiuto ad Ugento ed in diocesi nei 12 anni del suo episcopato. È stata conferita dall'amministrazione comunale di Ugento la cittadinanza onoraria Monsignor Vito Angiuli, vescovo della diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca, per la innovativa ed intensa azione pastorale e per l'impegno profuso in favore della comunità amministrativa di riferimento. La data del 4 dicembre è stata scelta in concomitanza con il dodicesimo anno di ordinazione episcopale di Monsignor Angiuli. Tra gli impegni profusi, la venuta del Papa d'Alessano nel 2018, le diverse edizioni del Meeting Internazionale Carta di Leuca e ancora la gli agricoltori colpiti dalla Xilella e le battaglie contro i tentativi sventati di trivellazione dei nostri mari. A questi si aggiunge la scoperta del messaggio del Servo di Dio Don Torino Bello, creando di fatto le condizioni per la successiva emissione del decreto di venerabilità. Cittadinanza onoraria, un momento anche per ripercorrere il lavoro fatto in questi 12 anni. Sì, certamente. Mettere, come dire, in evidenza. L'attività che si è svolta sul piano sociale, sul piano della ristrutturazione delle diverse realtà come la cattedrale, il seminario, ma è anche un modo per pensare ad avanti a quello che è il compito che dovremmo come dire, svolgere nel futuro, continuando su questa scia, ma soprattutto, come ho detto nel discorso, sottolineando l'importanza della bellezza dell'arte educativa che è quella il grande patrimonio diciamo non materiale ma spirituale che Don Tonino e Don Leopoldo ci hanno lasciato e che ha una grande importanza soprattutto per l'educazione delle nuove generazioni. Francesco Brigati è il nuovo segretario della FIOM CGL di Taranto. Per lui eh, si prevedono già due incarichi molto importanti, il futuro di Acciaierie d'Italia e lo sciopero del prossimo 14 dicembre contro la manovra del governo. Lo ha ascoltato per noi, Leo Spalluto. Nuovo segretario per la Fiume CGL di Taranto, la due giorni del dodicesimo congresso territoriale alla Salino Tella si è chiusa con l'elezione di Francesco Brigati, che subentra Giuseppe Romano destinato ad altri incarichi. Brigati è stato per due mandati delegato RSU e coordinatore di Acciaire d'Italia per la segreteria provinciale. Il futuro del siderurgico, con lo spostamento al 6 dicembre dell'Assemblea dei Soci e lo sciopero della CGL del 14 dicembre contro la manovra di bilancio, sono i primi temi che dovrà affrontare. Sì, è un'esperienza che parte appunto dalla fabbrica e dei luoghi di lavoro. Io penso che bisogna proseguire nel lavoro che abbiamo fatto in questi anni, in questi ultimi mesi rispetto alla vertenza Ex Silva e se devo dirla tutta diciamo parto, se posso dire così, alla grande perché saremo in campo con uno sciopero nazionale della CGL rispetto alla manovra finanziaria iniqua della, della Meloni. bisogna affrontare la vertenza madre di Taranto e credo dell'intero mezzogiorno e del paese in generale. È una vertenza complessa, in questi giorni si sta discutendo attraverso l'Assemblea dei Soci di quello che sarà il futuro di quello stabilimento. Io credo che la manifestazione lo sciopero del 21 novembre di Tim e Wilm andava nella direzione chiara, quella di chiedere un intervento pubblico, perché la gestione in mano alla Morselli e al al Sormittale evidentemente ha procurato non pochi problemi. Quindi se vogliamo risolvere la questione ambientale ed occupazionale noi ci batteremo, e lo dicemmo già nel lontano 2012 con Maurizio Landini, all'epoca segretario della FIOM, che l'unica soluzione era appunto l'intervento pubblico e continueremo a ribadire questa nostra posizione. E adesso um, vi leggiamo una nota stampa pervenuta uh, proprio nel pomeriggio di oggi uh, presso la nostra redazione da Chima Ambiente. Restiamo quindi a Taranto. In merito alle selezioni pubbliche di Chima Ambiente, così come già comunicato dall'azienda lo scorso 25 novembre, il Consiglio di amministrazione ha determinato la sospensione in via di autotutela di tutte le procedure di selezione in oggetto l'incaricato di responsabile unico del procedimento delle stesse selezioni ha rassegnato le sue dimissioni irrevocabili dalla carica di responsabile unico del procedimento. Quindi Chimambiente fa sapere che ha attivato e sta adottando tutte le misure di procedimenti previsti dalla normativa per eh, la propria tutela. Il presidente del consiglio di amministrazione dichiarano i nostri uffici hanno manifestato alle forze dell'ordine, demandate dalla la Procura di Taranto a indagare sulla vicenda la più ampia collaborazione ai fini dell'accertamento dei fatti, assicurando un supporto continuo. C'è um, anche il commento del sindaco di Taranto Rinaldo Melucci che dice l'amministrazione comunale sta seguendo la vicenda confermando la massima fiducia nel lavoro della magistratura tarantina e totale collaborazione. Restiamo a Taranto perché? Perché Taranto deve recuperare il tempo perduto sulle infrastrutture. Il collega Leo Spalluto ne ha parlato con i presidenti locali di Confindustria, Confcommercio, autorità di sistema portuale e con il consigliere del Presidente della Regione Puglia, Mino Boraccino un territorio trascurato troppo a lungo che adesso chiede le infrastrutture necessarie per volare in alto Taranto e la sua provincia hanno bisogno di orizzonti diversi per lo sviluppo e di promesse mantenute come spiegano i nostri microfoni i presidenti di Confindustria Taranto Commercio Taranto e Autorità di Sistema Portuale della Marionio ospiti di un convegno sul tema organizzato a Massafra dal presidente di Dea Civitas, Salvatore Fuggiano abbiamo fatto come Confindustria Nazionale uno, una richiesta al nuovo ministro del mare perché anche le infrastrutture via mare diventano importanti e di dare pari dignità. Sicuramente eh, il, i fondi PNR devono favorire che soprattutto nel, nel sud ma nel nostro territorio si compiono quelle opere che per tanti anni non sono state fatte. In questi anni credo che la nostra parte di territorio sia stata quella più trascurata e oggi non si può pensare, visto che tutto il mondo si muove alla velocità della luce e tutto si muove in un nanosecondo a non avere infrastrutture è un problema serio. Insomma, adesso si sta approssimando una seconda ondata di infrastrutture legate al PNRR e ad altre iniziative e che quindi vedranno l'autority impegnata anche nei prossimi anni. Le infrastrutture sono fondamentali. La Regione sta focalizzando la propria attenzione su alcune opere come ricorda Mino Borracino, consigliere del presidente Emiliano. Parliamo ad esempio del collegamento alla statale 100, parliamo di eh, infrastrutture importanti che utilizzeremo anche dal punto di vista dell'impiantistica sportiva per i giochi del Mediterraneo. Adesso ci spostiamo a Brindisi, buone notizie per il suo porto perché sembra proprio sia arrivato l'ok ok dal Ministero delle Infrastrutture per il piano regolatore. Arriva il parere favorevole del Ministero al piano regolatore del porto di Brindisi. La nota con l'ok ok è stata recapitata all'autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Meridionale e alla Regione Puglia. Nel piano scrivono dal Ministero delle Infrastrutture appaiono adeguatamente delineati gli obiettivi e le azioni correlate con gli indirizzi contenuti nel DPSS approvato. Il nostro documento è coerente non solo con il DPSS, quindi... Ehm con il documento madre di programmazione, ma anche con il piano nazionale della logistica e soprattutto è un documento molto ben strutturato in cui sono ben separate le aree di interazione Portocittà, che sono ovviamente le banchine non operative dalle aree operative e dalle aree anche eh, eventualmente ibride. Brindisi ora è chiamata ad una grande battaglia. C'è infatti una proposta della Commissione europea che taglia il capoluogo messapico dai grandi corridoi internazionali ed europei. Il piano regolatore restituisce invece a Brindisi una centralità nella logistica est-ovest verso i Balcani e che permetterebbe quindi al nostro governo di difendere il diritto di Brindisi a essere inclusa a pieno titolo nelle nuove linee, grandi linee di comunicazione, i grandi corridoi transeuropei e soprattutto quelli che legano Tirreno, Adriatico, Adriatico, Balcani, Balcani, Est Europa e si può arrivare come è indicato nel, nel documento in esame da parte del Parlamento europeo, addirittura fino al cuore dell'Est. Alla uh, Ucraina. E parliamo adesso dei Giochi del Mediterraneo perché Franca Villa Fontana potrebbe rientrare tra i comuni ospitanti i Giochi del Mediterraneo del 2026 grazie al suo palazzetto dello sport. La conferma arriva dal direttore generale Elio Sannicandro. Una struttura valida, sfortunata per genetica, eppure preziosa per il territorio e per il movimento sportivo. E così, dalla viva voce di Elio Sanicandro, direttore generale dei Giochi del Mediterraneo 2026, arriva una speranza. Se Francavilla Fontana, meglio la nuova Arredo Arena, era stata depennata dalla lista degli impianti, ecco che il palasporto del Peraro potrebbe a sorpresa far rientrare la città degli Imperiali nella lista delle città ospitanti, in un modo o in un altro. Una realtà che può essere valorizzata anche in vista dei Giochi del Mediterraneo. Ovviamente eh, non sono io che, che decido, ma sicuramente faremo questa proposta nell'ambito del comitato organizzatore di poter utilizzare questo impianto per anche le attività preparatorie. Stavamo appunto dicendo prima che i Giochi del Mediterraneo sono il 26, però noi abbiamo un percorso di avvicinamento. Eh, per cui abbiamo, stiamo sollecitando, abbiamo già parlato con varie federazioni sportive per portare qui in Puglia, Taranto in particolare, ma chiaramente coinvolgendo anche eh, il territorio eh, vicino Taranto, eh, portare manifestazioni campionati italiani, europei, campionati a squadre e qui per esempio a Francavilla, insomma, la tradizione che c'è per la pallacanestro, per la pallavolo potrebbe sicuramente essere stimolante. San Nicandro accompagnato dal campione dirigente Giacomo Leone è stato accolto dal consigliere regionale Maurizio Bruno, primo promotore del sopraluogo, dal sindaco Antonello Denunzio e dal presidente del consiglio Domenico Atanasi. Dopo le polemiche delle scorse settimane un bel segnale, il miracolo dello sport. Parliamo adesso di volontariato oltre l'inaspettata bellezza della realtà. Questo è stato il tema della quattordicesima edizione del Meeting del Volontariato, promosso a Bari. Inaugurato nella Sala Murat Bar il 14 meeting del volontariato, un progetto ricco e di ampio respiro che può contare su 30 casette bianche che nel weekend ospiteranno varie associazioni di volontariato del territorio. A ciò si aggiunge la mostra del volontariato appunto, con l'esposizione delle tavole originali di maestri della Scuola d'illustrazione, Fumetto Grafite, illustratori Disney, Marvel e non solo, disegni collegati proprio al tema. Avevamo eh, pensato a un progetto che eh, coinvolgesse i ragazzi, ma eh, con, fornendo loro strumenti eh, di comunicazione che fossero un po' più eh, corrispondenti alle loro, alle loro età, alle loro attese. E quindi abbiamo pensato, anziché fare la classica, eh, il classico laboratorio, gli abbiamo fatto fare questo eh, laboratorio di, eh, con, di fumetti. No? È venuto fuori una cosa stupenda perché i ragazzi si sono sentiti provocati dall'esperienza eh, dall di alcuni volontari, eh, di, eh, rappresentanti di associazioni, e eh, hanno risposto, hanno reagito mettendosi all'opera. Il grande successo di questo evento è la rete, la capacità tra una struttura istituzionale come il CSV di San Nicola e una realtà come Grafite, che è una realtà legata al mondo della creatività, della formazione sul fumetto. Ehm, il matching, se possiamo dire, è quello di riuscire a interpretare argomenti che sono appunto quelli quotidiani e istituzionali come il volontariato in una forma che sia comprensibile a tutti. Dal ragazzino fino ad arrivare poi alla persona adulta. A Bari una mostra speciale è disponibile sino a fine febbraio, protagonista le opere iconiche del padre del surrealismo. È la prima volta che una mostra di Dalì viene eh, portata a Bari, questa è la prima volta in assoluto. Il genio di Salvador Dalì sbarca nel capoluogo, occasione della prima è la mostra nella Galleria San Giorgio di Via Sparano a Bari dedicata al padre del surrealismo. Pronta a tenere aperti i battenti fino al 18 febbraio prossimo, ingresso gratuito e la possibilità di ammirare alcune tra le creazioni iconiche, l'orologio. Molle a memoria del tempo fluido e senza limiti, ma anche l'elefante dalle gambe filiformi, sulla cui schiena un angelo annuncia speranza per il futuro con squilli di tromba, soltanto a citarne alcune. La mostra viene dalla, da Universe. Che ha eh, l'esclusiva mondiale di tutte le, le sculture di Dalì e, e di alcune grafiche o di tutte le grafiche. Se, qui vediamo per esempio una scultura che non è mai stata presentata a, né a Bari né in Puglia né nel centro-sud. Questa è Omaggio a Tersecore. Questa è la figura della, della ninfa greca e questa è. è la sua immagine vista allo specchio che si indurisce, diventa eh, spigolosa e crescono degli, dei rami E chiudiamo con la musica perché è dedicata alla nonna scomparsa il nuovo singolo del cantautore salentino Gervasio Provenzano Se in ogni parte di me Anche se non Si chiama Anime il nuovo singolo del cantautore salentino Gervasio Provinzano, un testo chiuso nel cassetto per diversi anni dedicato alla memoria della nonna, sua stella polare, grande punto di riferimento della sua vita. Anime rappresenta uno dei brani più importanti che abbiamo mai prodotto e scritto in questi anni. È un brano intenso, profondo e ricco di tanto significato, è dedicato alla mia stella polare che è nonna e per ringraziarla di tutto il sostegno e il supporto che nonostante sia lassù continua a darmi ogni giorno. Il brano parla del senso della vita che si è perso al giorno d'oggi e di tutti quei valori che le persone anziane sanno trasmettere ai propri nipoti con tanto affetto e dedizione. Ed è un traguardo emozionante che mi sta regalando tantissime emozioni, perché la paura appunto di esternare questo brano era tanta. Chiuso per tanti anni in un cassetto, chissà se veramente poteva colpire il cuore della gente. E sta veramente funzionando e sono veramente contento. E questo era il nostro ultimo servizio per questa domenica. Grazie per essere stati con noi e per aver scelto ancora una volta l'informazione di Antenna Sud. Rimani connesso. Scarica gratuitamente l'app di Antenna Sud. Trovi tutte le news, i programmi in streaming e on demand e le pagine social.